Ma quanto ci hai messo? Sono uscito appena riattaccato, che succede? Te le ricordi i bravi ragazzi? Quelli che vedevamo da piccoli? Sì, perché? Dobbiamo parlare proprio con uno di loro. Si chiama R. Tommasino. Mi sa che ha qualcosa di grosso per noi. Dai, davvero? Cioè, sono finiti i tempi dei lavoretti. Ora ci mettiamo a fare le cose in grande. E eccolo che arriva. Non dire minchiate. Ehi, R, come stai? Ciao, Joe. Questo è il tizio? Sì, questo è Vito, un vecchio amico mio. Piacere di conoscerti, Harry. Garantisci tu? Senza problemi, Harry. Gli affiderai la vita. Ok, sentite, ho un lavoro per voi. La paga è alta, mi servono dei buoni per la benzina. Valgono parecchio perché c'è poco petrolio. Dove li troviamo? Nell'ufficio amministrazione prezzi. È un'agenzia governativa federale, non è un po' rischioso? Cosa? Non sei all'altezza? No, 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 no. Volevo solo capire come si fa. Vedi che non è difficile. Di notte i buoni li tengono in cassaforte, ma le chiavi saranno lì, da qualche parte. Ma tu ce l'hai un contatto là dentro? Sì, c'è uno dei nostri che ha la sorella che lavora là. Ce la dà una mano? Chiediglielo tu. Si chiama Maria Agnello. Ecco l'indirizzo, dille che ti mando io. E se non ci sono le chiavi della cassaforte? È un problema tuo. Quant'è la nostra parte? $600 ogni 10.000 galloni di buoni. Ecco quanto. Ok, ci stiamo. No, no, no. Vito lo farà da solo. Ho un altro lavoro per te, Joe. Allora, che ne dici, Vito? Sì, ci sto. Ehi, non dimenticarti di portare un ferro. Non si sa mai cosa può succedere. Meglio essere previdenti che morti ammazzati, capisci? Non è come rapinare un negozio di alcolici. Quello che voglio è un lavoro pulito. Se qualcosa va storto, la tua parte cala a un terzo. È chiaro? Va bene. Nessun problema. Ok, quando hai fatto, torna qui che ci mettiamo d'accordo. Bene, ci vediamo. Buona fortuna, Vito. Già, salve, signora. Mi manda Harry Tommasino. Dice che potrebbe aiutarmi con un piccolo problema giù all'ufficio amministrazione prezzi. Capisco. Cosa ti serve? Devo entrare stanotte. Va bene, facciamo così. Mia sorella è all'ospedale adesso. Se mi dai un passaggio fino là, ti dirò tutto quello che ti serve sapere. Ed è proprio di fronte all'UAP, così non ti allungo la strada. Certo, nessun problema. Al giorno d'oggi voi giovani. Allora, di notte il posto è chiuso per bene, quindi ti toccherà entrare dal retro. Che di notte è aperto sul retro? No, ma la finestra della cantina di solito rimane aperta, puoi passare di là. Cerchi la cassaforte, vero? Sì, come fai a sapere? Ho tirato a indovinare. È all'ultimo piano, come l'ufficio del direttore. È lì che sono le chiavi. Ok, quindi passo dalla finestra sul retro e poi salgo fino all'ufficio del direttore, giusto? Giusto. E stai attento che di notte ci sono le guardie, non farti vedere. Fammi scendere qui all'ospedale.
L'ufficio è dall'altra parte della strada. Ok, grazie per il passaggio. Grazie, Maria. Ci vediamo. Ci credo quando lo vedo. Ah, che palle. Andrò a fare il giro. E che liberazione. Ok, ecco l'ufficio del direttore. La chiave dovrebbe essere qui. Bene, ecco la chiave. Ora devo arrivare alla cassaforte.